emozioni che verranno. I giorni scorsi sono stati importanti per preparare al meglio il match e oggi anche i tifosi hanno risposto presente all'appello. Non faranno mancare il sostegno ai loro beniamini. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita memorabile. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. E trova il compagno. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in Perù... Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Va di testa! Buon cross, peccato per la conclusione. Ha messo in mezzo un cross fantastico, peccato che il compagno non l'abbia sfruttato meglio. Cerca la fondo, palla a piede. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Pallone alto nello spazio. Prova il filtrante. Bella apertura. Sceglie di battere corto. Continua la pressione, sarà ancora calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto corto. Vuole la profondità. Ha spazio sulla fascia. Si libera alla grande. La butta via e fa respirare la difesa. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Tocco preciso. Chance per tirare. E il pallone in rete. Ed è il primo gol della gara. E si è inventato una conclusione violentissima. Era un pallone davvero potente. Non ha deviato di un millimetro la sua traiettoria prima di insaccarsi. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Le motivazioni fanno sempre la differenza e questa squadra ci ha appena dimostrato di essere estremamente determinata. Decide di sfruttare la fascia. Bel pallone. È libero di creare pericolo. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. La cross in mezzo. Sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Intercetta il passaggio, pericolo. Lancio lungo del portiere. Passaggio sulla destra. Ottimo dribbling. E passa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ecco il tiro. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. C'è l'opportunità per il contropiede. Provano a partire in velocità. Prova a verticalizzare. Palla di nuovo. Prova la conclusione. Ha segnato. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione.
E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. E le due squadre ricominciano con gli stessi uomini del primo tempo. Occasione per il contropiede. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Ottima la pressione difensiva. Ottimo il fraseggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Maradona si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Se ne va. Occasione. Può andare al tiro. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Enrique cerca l'uomo là davanti. Riceve in ottima posizione. Arriva nella tre quarti avversaria. Ci mette una pezza. Opportunità di ripartire. La situazione si era davvero complicata. Sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. C'è il retropassaggio. C'è il retropassaggio. Ci prova. Spazza. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Ci mette una pezza. Bella rete di passaggi. Attenzione! Cerca il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. La mette sulla sinistra. Cerca un compagno. La mette sulla sinistra. Cerca spazio. Riceve un pallone interessante. Pallone rasoterra in area. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riceve il passaggio. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Ci sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. Barriera piuttosto folta. Ha calciato da una posizione difficile. Niente di fatto, ma ha avuto coraggio. Pallone lungo, in verticale. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Ecco il... Bella parata! È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. C'è il colpo di testa!
e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Enrique, Maradona continua ad avanzare verso l'area, cerca un'azione veloce, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Enrique, e c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida.